mister, buongiorno. Buongiorno Matteo. Diciamo, dopo due sconfitte, vorrei capire il livello di fiducia della squadra e sicuramente avrà voglia di portare a casa, non dico il risultato positivo, ma sicuramente la vittoria, poi insomma il ritorno davanti al pubblico per una partita da tre punti. Immagino sarà una motivazione extra. Certo, è quello che vogliamo tutti, siamo preparati per questo. Dobbiamo sicuramente avere la voglia di vincere, di portare a casa la vittoria e di provarci con tutte le forze, quindi non ci è andata bene a Vercelli e quindi dobbiamo cercare di farla girare, perché comunque un qualcosa ci è stato tolto e dobbiamo andare a riprenderselo con la nostra volontà, con la cattiveria di affondare, di attaccare a profondità e di cercare di buttarla dentro in tutte le maniere. Chiaramente il difetto numerico ce l'hai a centrocampo per questa settimana, e cosa ci dobbiamo aspettare? Masini riportato alle origini o piuttosto... Sì, qualcosa di diverso dobbiamo provare, perché a livello di sviluppo comunque a Vercelli abbiamo fatto poco, è inutile nasconderlo e quindi dobbiamo cercare delle soluzioni diverse o un po' più aggressive, perché dobbiamo fare di più. E quindi ci aspettiamo questo e mi aspetto questo e anche i ragazzi, quindi, perché comunque stanno lavorando bene, stanno veramente sgobbando alla grande e prima o dopo si meritano la vittoria. Un ultimo commento su Kraja, che è stato multato dalla società, direi anche a ragione. Sì, io non so cosa sia successo nel sottopasso, però sicuramente in questo momento qua era l'ultima cosa che cercavamo di evitare, il fatto di perdere giocatori già ne abbiamo fuori, quindi regalarne uno così gratis è brutto, però non mi piace parlare degli assenti, e quindi faremo di necessità virtù e i giocatori che andranno in campo domani staranno tutti bene fisicamente, compresi quelli in panchina, quindi sono fiducioso perché li ho visti molto carichi e motivati, è giusto dal momento che i nostri tifosi sono venuti a 35 gradi a Bergamo e a Vercelli, è giusto cercare di ripagare i sacrifici che fanno e cercare di buttare tutto quello che abbiamo in campo, perché se lo meritano e ce lo meritiamo per il lavoro che facciamo in settimana. Grazie. Marcello Villani. Marcello, allora, buongiorno. Buongiorno, cosa? Beh, innanzitutto quali sono gli disponibili o comunque qual è la situazione? C'è solo Galli, Lacti e Kraja, che uno è nazionale e l'altro è squalificato, e Galli credo che nel giro dei 15 giorni poi sia a disposizione. Per il resto anche l'inserimento dei nuovi procede bene, l'importante è che non si fermino, che continuino con gli allenamenti. Sicuramente non hanno un grandissimo minutaggio, però li vedo vogliosi e sul pezzo, come sono tutti gli altri. Dunque anche Seglia che è a posto? Sì, Seglia che è a posto, ha fatto tutto e quindi potrà venire in panchina. Gantz, cosa cambia nei vostri equilibri? Sicuramente è un giocatore che sposta gli equilibri in Serie C, come li sposta Molosini, Iocolano, eccetera, quindi l'importante, come ho detto poco fa, che non abbiano intoppi, perché vengono da una preparazione frastagliata dove non hanno quei grossi minuti sulle gambe, però sicuramente potranno darci una mano da subito perché ne abbiamo bisogno. Hai in mente di cambiare tattica o comunque di agevolare Ganza? L'ha detto, io sono qui per far gol. Per fare gol però, come dici tu, bisogna portare la palla in aria, se no neanche Ganza. Bravo, bisogna cercare di attaccare la profondità, bisogna cercare di portare Ganz a livello ottimale di condizione, perché ha fatto praticamente lavoro da fuori rosa e da solo, quindi ha fatto le prime partitine questa settimana, pensavo peggio, quindi invece l'ho visto bello pimpante già, ma il fisico comunque lo aiuta perché non è 2 metri, quindi dovrebbe andare in forma velocemente, mentre Molosini, che è un fisico un po' più pesante, però anche lui ha fatto la preparazione frastagliata, però si è presentato bene, domenica è entrato bene, di conseguenza avremo tanto bisogno di loro, però bisogna andare per i gradi giusti per non cercare di avere intoppi, perché già sono arrivati all'ultimo giorno di mercato
e non dobbiamo avere fretta. Fiorenzo, la donna. Ecco, buongiorno. Fiorenzo. Andiamo proprio sul concreto, interno di Mediana, completamente da ricostruire e inventare. Certo, che certo. Cosa ci può anticipare rispetto alla sua composizione? Beh, sicuramente bisogna portare dentro Masini, perché comunque abbiamo avanti, c'è una pista anche di Munno che è arrivato con Morosini, anche lui ha fatto una preparazione un po' altalenante, quindi non ha i minuti sulle gambe per poter partire dall'inizio. E quindi abbiamo Pippo, Masini, abbiamo provato altre soluzioni con altri giocatori dentro, ma vediamo, non è detto che giochiamo a 3 o a 2 in mezzo al campo. Adesso abbiamo la rifinitura, vediamo un attimo cosa ci può capitare. Sicuramente, ecco, l'ultima domanda, cosa sappiamo dell'Ignago? Abbiamo un modulo dei giocatori. L'Ignago ha mantenuto parecchi giocatori e ha una struttura collaudata dallo scorso anno con Colella, che ha fatto benissimo da subentrato, li ha portati alla salvezza e ha mantenuto dei giocatori importanti, ha il giusto mix tra giovani e vecchi, e quindi hanno velocità, hanno tecnica, è una buona squadra, non è da prendere sotto gamba, anzi, perché hanno giocatori tipo Lazarevic e Taleb, che hanno del Verona, che hanno giocato parecchi anni in Serie A, quindi hanno dei giocatori esperti, e non sarà semplice, però noi dobbiamo cercare di sfruttare le nostre caratteristiche, perché fino adesso le abbiamo messe in evidenza poco, e dobbiamo cercare di tirarle fuori e al più presto. Tornando velocemente a Ganz, pensi di farlo giocare dall'inizio, farlo subentrare, che idee hai? Dall'inizio non mi sembra il caso di avere un cambio che non è detto che magari ci dura 45 minuti, quindi devo parlare con lui, però non credo. Federico Pozzoni. Sì, buongiorno mister. Buongiorno Federico, ciao. Semplicemente una curiosità, abbiamo parlato del centrocampo dove comunque ci sono delle defezioni. E per quanto riguarda invece il reparto offensivo c'è un po' il problema opposto, cioè c'è quasi una sovrabbondanza di giocatori. Quindi come pensa di gestire le rotazioni sul reparto offensivo a partire dalla partita di domani e poi anche nel futuro? L'importante è comunque avere la possibilità di scegliere, quindi è importante avere dei giocatori davanti che stanno bene e con le caratteristiche giuste, cioè avere il mix, che ci sia il giocatore che sia bravo a farci salire, che sia il giocatore che sia bravo a i giocatori che siano bravi ad attaccare la profondità, e con l'arrivo di Ganz adesso abbiamo tutto per poter benissimo fare quello che vogliamo davanti. Abbiamo provato un qualcosa di diverso proprio per questo, però vediamo come va. L'importante è che comunque affrontiamo la partita con una grande carica agonistica e che ci prepariamo bene, che siamo bravi a livello tecnico e a far girare la palla, però quando sia il momento di attaccare la profondità dobbiamo essere bravi. Non solo gli attaccanti, ma anche chi gli serve, quindi grandissima lucidità in fase di possesso e grande agonismo in non possesso, questo che chiedo dall'inizio del campionato. Adesso abbiamo nelle gambe la possibilità di fare tutte e due le cose, quindi sono finite le scuse, gli alibi, bisogna assolutamente andare in campo con la caparbietà e la determinazione giusta per portare a casa la vittoria.